Ad un nuovo appuntamento con Camera Convista, questa è la puntata conclusiva di una stagione eh, che ha visto importanti temi trattati da questa produzione di Teledeon. Abbiamo già più volte detto che questo è uno spazio che Teledeon dedica all'approfondimento dei temi di attualità, cultura, cronaca, politica, arte e fede. Abbiamo trattato davvero diversi eh, argomenti. Siamo voluti passare per così dire dal virtuale che ci ha visto eh, accolti. Appunto nei nostri studi, in tutto eh, l'anno che ha appena trascorso e siamo passati al Reale, in quella che è la piazza e che è il luogo simbolo di una città che pulsa, di una città che vive, perché in fondo i temi che abbiamo trattato sono stati dei temi che attraversano tutte le città e soprattutto tutte le eh, comunità. A fianco a me eh, Don Geremia Acri che eh, come sapete mi ha accompagnato in questa stagione che sta per concludersi. Grazie Grazie Don Geremia per l'apporto che ci hai dato in questo anno che è ormai quasi alla fine, e grazie per la tua presenza e per le tue riflessioni, eh, il tuo punto di vista rispetto a questo. Ricordiamoci produzione. innanzitutto che è il secondo anno di Camera con vista di vita. Sì, come dicevi tu Marilena, siamo passati da quello che è il virtuale, i nostri studi di TeleDonna a quello che è la realtà, il reale. Siamo in una piazza, come tante piazze delle nostre città, del nostro territorio, la Gorà, dove la gente si incontra per discutere, per salutarsi, per incontrarsi, per condividere. E sono stati i temi delle nostre trasmissioni, dove abbiamo cercato di mettere insieme quello che è il vissuto reale di ognuno di noi, da quella che è stata l'urgenza educativa, la movida, il dramma di tanti migranti come anche le ferite di tanti uomini. Ricordo quella trasmissione in, dopo l'anniversario della, della sacra spina vissuta nella città di Andria, dalla diocesi di Andria, le testimonianze vere e forti di alcuni uomini, di alcune donne che hanno ricordato le spine che portano nella propria carne e nel proprio vissuto. Ripercorreremo insieme questo anno per rivivere e per dire un po' Quelli che sono i drammi, le gioie, le speranze della nostra vita e della vita di ognuno di noi. Ecco, don Geremia, è, è chiaro che eh, la nostra scelta, poi rispetto ai temi che abbiamo trattato, è appunto il frutto di una scelta, di una selezione sostanzialmente dei temi che abbiamo voluto affrontare, leggendo anche la quotidianità, l'attualità, quindi molto spesso i suggerimenti ci venivano eh, proprio da quello che eh, la società in quel momento stava sollevando come riflessione. Dicevi giustamente, abbiamo Abbiamo, pianto, abbiamo eh, riso, abbiamo eh, soprattutto riflettuto perché in fondo. In maniera molto piccola, in maniera molto modesta vorremmo ecco che eh, rimanesse di questa eh, produzione, di questo lavoro, l'idea che è necessario continuare ad interrogarsi, continuare credo, a, a porsi delle domande rispetto a ciò che ci accade. Io credo Marilena che come dici tu, eh, noi abbiamo cercato di non fare soltanto del, eh, di fare spettacolo, ma quello che è di vivere nel nostro studio, di vivere la vita vissuta proprio per riflettere, per meditare, per affrontare la vita, perché comunque la vita ci riserva tanto tanti spazi di dolore, di sofferenze, ma anche di gioie e quindi abbiamo voluto insieme con i nostri ospiti cercare di dire che la vita è possibile viverla fino in fondo, la vita è bellezza, la vita è semplicità, ma non da soli, insieme è possibile farlo. Vogliamo iniziare? Sì. Ecco, abbiamo pensato, ehm, cari telespettatori, di eh, ripercorrere insieme a voi un po' eh, le puntate che abbiamo realizzato in questa stagione 2016-2017. In verità una selezione anche un po' difficile perché i temi erano, erano davvero tanti. tutti interessanti e soprattutto tanti. Quindi abbiamo pensato di operare una scelta in base all'interesse poi suscitato rispetto alle puntate. Io eh, direi partiamo proprio dalla prima Don Gioremia, cioè quella che era alla fine di un'estate ci ha portato Del 2016. Come, nel 2016 immediatamente come necessità. Sono state due puntate che abbiamo dedicato, io ricordo quello che è il grande problema della movida giovanile, questo problema, questo fenomeno che vivono tutte le città d'Italia e mi permetto di dirvi anche tutto il mondo, con le sue difficoltà, con le sue ombre oscure ma anche con le sue positività la mala movida, ma anche quando abbiamo ascoltato l'esperienza di tanti giovani, quando la gioventù in piazza eh, con il loro modo di fare e, e il loro modo di essere spiazza anche il mondo degli adulti. Abbiamo dato una sorta di positivo-negativo, sì, no? cioè sì. abbiamo ritratto un po' la realtà che ci circonda, ma abbiamo anche fatto vedere che esiste tanto e tanto anche bello, tanto anche positivo, ecco perché abbiamo dedicato due puntate. Vediamo subito questi stralci presi per noi dalla regia. Eh, la situazione effettivamente, soprattutto l'argomento trattato, non è assolutamente semplice da, da discutere perché eh, affonda le sue radici in problemi che probabilmente meriterebbero uno spazio enorme. Eh, alla base immagino ci sia eh, un problema di natura eh, educativo, educativa, eh, un problema di, naturo, di natura pedagogica proprio. La movida intesa come eh, una sorta di eh, libertinaggio intellettuale ovviamente eh, rappresenta il degrado di una città. Invece un fermento culturale eh, organizzato che possa valorizzare quelli che sono i punti di forza eh, artistico, imprenditoriale eh, di una comunità eh, rappresenta l'optimum. Immagino che eh, oggi eh, la nostra città si trovi in una situazione, diciamo così, intermedia. Non, eh, mi sento di, eh, di valutare che non c'è né un eccesso eh, di eh, degrado che eh, impone eh, un immediato eh, intervento di natura emergenziale, ma eh, immagino pure, valuto che c'è un cammino da dover cominciare o comunque continuare a intraprendere perché ci possano essere effettivamente eh, degli equilibri da raggiungere e poter esprimere al meglio effettivamente queste che sono magari le, le pulsioni soprattutto dei nostri giovani. giovani. Ed eccoci in piazza eh, e passiamo a un'altra puntata, la storia di Damiano con la sua vita spezzata e colorata. Eh, ricordo, credo anche tu, con grande emozione questa vita eh, percorsa sulla strada della droga, poi a un certo punto esce e la sua vita inizia su un'altra strada, quella del della sua donazione alle persone che chiedono aiuto. Vediamo insieme. Quando ripensi al tuo passato, no? agli anni dell'adolescenza, della giovinezza, come ti ricordi? Guarda, mh, sono stato sempre un ragazzo molto allegro, molto scherzoso. Non ho preso mai la vita seriamente, almeno quando ero un po' più piccolo, e vivevo giorno per giorno, senza preoccuparmi per il domani, senza pensare al futuro. E, e questo pian, pian. ha comportato per te anche delle scelte, no? Sì, delle scelte che ho avuto durante la vita, uh -huh. però all'inizio quando ero più piccolino sono stato sempre irresponsabile, maturo, non vivevo con delle regole ben precise nella vita, facevo tutto quello che mi piaceva, tutto quello che volevo fare uh -huh. e questo mi ha portato a sbagliare, perché quando ero più piccolino è cominciato tutto per gioco, essere superiore, essere diverso fra gli amici iniziare a fumare, sentirsi più grande, questo poi ha fatto sì che si bruciassero poi le tappe. Le tappe. Posso chiederti eh, il tuo contesto familiare? Quale fosse? Grazie a Dio il mio contesto familiare è stato sempre positivo. Mm. Ho avuto dei genitori che mi parlavano, mi facevano riflettere, solo che io ero preso d'altro, da non li ascoltavo. Non li ascoltavo. Come ti ha iniziato Damiano a far uso? Di sostanze, quanti anni avevi? Con le prime sostanze ho cominciato 13 anni, 14 anni, terza Eri media, ero shampoo. piccolo, ero molto piccolo. Cosa e chi ti ha spinto? È cominciato per gioco, non è che c'è qualcuno che ti mette la pistola alla testa e cambia da un giorno all'altro, forse sono state le compagnie, gli amici. E a ciò che ispiri, ciò che obiettivi hai nella vita, io non ci avevo un obiettivo ben definito. Beh, 13 anni obiettivamente diciamo Brava. di obiettivi è difficile avere. Vedevi ehm, il diciamo, divertimento però... il sabato, cominciavi con la canna, i locali, le ragazze, quant'altro. Poi pian piano è stata un'escalation fino arrivare a, alla polvere. E, e in questo caso e, e, come te lo ricordi quel periodo quando hai cominciato, proprio il momento in cui hai iniziato? E Quando cominci, purtroppo, provi non una sostanza, non no? te ne rendi conto. Tu, a un certo punto, hai avuto un figlio? Sì. Avevi 20 anni, 21 anni? 21 anni. Com'è la storia di questo figlio? Grazie Da a dove Dio. è uscito? Eh, purtroppo il bambino è arrivato. Forse, non so, è il destino che doveva andare per Per fortuna, come il per fortuna. bambino è arrivato per fortuna, <ride> non purtroppo. Damiano, che cosa fai oggi? Allora, io adesso lavoro nel, nel sociale. Lavoro in un'associazione di, di emigrati e mi sono so messo a servizio della gente. Cioè vorrei che tutto ciò che ho fatto in negativo, lo vorrei dare ora in positivo, con i piccoli gesti. E il tuo colore adesso? Vuoi colorare Quello così? è il mio colore. Cioè stare con loro, cioè, renderli felici per, per, per un qualcosa di piccolo, non servizio. fare degli altre servizio degli altri. Servizio degli altri. E naturalmente non potevamo prescindere da una riflessione don Geremia sulla ludopatia, una vera e propria emergenza che vivono quotidianamente le famiglie di tutte le comunità, è un problema, è un allarme soprattutto sociale. Allora abbiamo pensato di approfondirlo con degli ospiti che si occupano pressoché quotidianamente con quella che è l'emergenza ludopatia, ma soprattutto l'usura e l'azzardo che rappresentano poi i confini immediatamente reali. A punto di questa emergenza. La malattia del nuovo secolo. Esatto e abbiamo eh, ospitato nei nostri studi Monsignor Alberto Durso, Presidente della Consulta Nazionale anti -usur. Ci racconti questo fenomeno, di che cosa stiamo parlando? Io parlerei di azzardo mm -hmm. perché il gioco socializza, diverte, apre agli altri. L'azzardo no, l'azzardo... Eh, non ti fa più pensare, ti fa pensare in un'unica direzione, ehm, ti demoralizza perché, perché tu quando ricorri all'azzardo, eh, non vincendo, impazzisci e cerchi di rincorrere una fortuna che pure è stata indicata, una fortuna che pure è stata pubblicizzata eh, e dove oggi non viene pubblicizzata anche eh, quando gioca la nazionale, sì. in un campo sportivo. Ecco. Quando si parla di azzardo, tu cammini, vai su un sentiero che è a senso unico e vai a sbattere contro un muro. Ti puoi rompere la, rompere la testa, anzi te la rompi senz'altro e ti trovi solo, solo con te stesso. E un altro tema importante che abbiamo affrontato insieme è stato quello dell'emergenza di migranti, di tanti eh, uomini e donne che attraversano il nostro mare per chiedere aiuto, per chiedere liberazione. La trasmissione che vedremo, lo stralcio che vedremo e la testimonianza di Daniel, minorenne, è stata una trasmissione molto toccante dove ci ha raccontato, condiviso, della morte della madre e del padre e di come è arrivato qui da noi da solo e poi la sua vita che ha ripreso a ricolorarsi di nuovo. Ovviamente a uh, simbolo e a Esempio di quella che è un'altra emergenza, cioè quella dei minorenni che arrivano appunto in Italia che non sono accompagnati ed è appunto un'altra emergenza. Quest'anno il Papa ha dedicato il messaggio della giornata mondiale del rifugiato proprio ai minorenni, coloro che chiedono aiuto. Vediamo insieme. Un giorno è successo qualcosa in nostra casa, la mia mamma, è il mio zio, in Tigare. Mm -hmm. Però io sto, stavo in mia stanza a vedere TV, ho sentito qualcosa fuori. Quando io esci da fuori, mia mamma è caduta te per terra. Io ho chiesto andare fuori a chiamare mio papà, è successo qualcosa a casa. Papà è venuto con me in casa. E dire mio zio, cosa ha fatto mio amore? Cosa hai fatto al mio? Il mio amore. E la mamma, bello. E mio zio Nevosiso vuole fare guerra contro mio, pa, mio papà. Pure mio papà Nevosiso perché lui ha fatto qualcosa di brutto. Certo. Quindi il papà si è dovuto difendere perché tuo zio voleva fare guerra. Sì. E quindi lui si è difeso anche. E quindi? E mio papà ha usato qualcosa. per difendere. Per difendere. E il mio zio pure caduto a terra. È caduto per terra. E poi cosa è successo? E poi. in Ghana, se tu fai qualcosa così. la polizia devi trovare a te. E mio papà ha paura per fare qualcosa così. E mio papà ha detto a me, Daniel andiamo. Ho detto papà, dove andiamo? Ho detto andiamo. Ho detto, la mia sorella cosa dobbiamo fare? Ho detto andiamo. Io non posso dire niente. Noi scappare da Ghana. È venuto in, in, Libia. Libia. in Libia. Daniel, In Libia sei stato bene, si sta bene in Libia? Libia, però io non sto bene. Perché? Cos'è successo in Libia? Un attimo soltanto. Papà in Libia, quando papà ti ha detto che mamma è morta? Fra un, un settimana. Poi papà ha detto a me, però papà ha sentito che mamma è morta, ma papà non vuole, che, non vuole dire a me che tua mamma è morta. E poi te l'ha detto? Sì, e poi ha detto a me che tua mamma è morta. Ho detto ok. E in Libia cosa è successo? In Libia, un giorno noi abbiamo finito il lavoro, siamo andati a casa, finito a mangiare è entrato nella nostra stanza per dormire, Papa ha sentito qualcosa dentro la nostra casa. casa, Papa vuole esci da fuori, però non esci proprio, apri la porta così poi vedi Bene. fuori. Mm -hmm. Visto gente che c'è, ma per uccidere persone, Papà ha visto che hanno apre... Dietro la porta? Dietro la porta. Ha detto, vieni, vieni, vieni. Quella persone esce da fuori. Ha fatto così. Si è messo in ginocchio. Sì. Però hanno a fare... Hanno puntato una pistola. Sì. E papà ha visto così. Non posso fare niente hanno venuto vicino alla nostra porta. Ha detto vieni, se tu non vieni io devo uccidere a te. Papa esci. E lui ha detto con chi stava? Stava in stanza. Papà ha detto nessuno da solo. Ha voluto proteggere S te. Sì. E non potevamo non dedicare una uh, puntata della nostra produzione al tema della pace che tanto ha visto il Papa spendersi in parole e in interventi, ha parlato della uh, terza guerra mondiale, anzi di una guerra fatta a pezzi, ha detto uh, in questo anno appunto uh, che si sta um, concludendo uh, dal punto di vista uh, delle attività. Um, il tema della pace è come? L'abbiamo affrontato ospitando nei nostri studi il presidente nazionale di Pax Cristi, Passignor. Giovanni Ricchiuti, e Renato Brucoli che è stato da sempre il collaboratore più stretto, più vicino di Don Torino Bello che, come tutti ricorderanno, ha parlato di profezia, di pace. Grande uomo. E quindi riascoltiamo un pezzo del suo intervento. Intanto vorrei sottolineare che la Chiesa sconta un ritardo in questa materia nell'aver nell sviluppato una teologia della pace e nel rifiutare il concetto di guerra giusta. E se escludiamo eh, il decività Deo di Sant'Agostino, fino al 1600 non c'è un trattato di teologia della pace. E, si comincia a far sul serio... Soltanto, con, a parte i pronunciamenti di rifiuto dei vari pontefici nei confronti della drammaticità, dell'ingiustizia, della guerra in sé, per esempio quello di Benedetto XIV eh, riferito alla Prima Guerra Mondiale come una inutile strage, si comincia a far sul serio soltanto con Giovanni XXIII. La pace. E, ehm, con la sua enciclica, pace pace Con la Pace Minteris, e, in cui individua eh, quelli che sono i cardini, i pilastri della pace, e si comincia a far sul serio con il Concilio Vaticano II a proposito di guerra giusta, eh, l'espressione scompare scompare del tutto eh, nel documento della. Nell'ultimo documento, nell'ultimo decreto approvato durante il Concilio, la Gaudium et Spes, che ehm, al numero 78 fa scomparire questa terminologia e introduce anche un altro concetto in innovativo, e che cioè la pace non è soltanto assenza, assenza di guerra. Certo. No? Questi sono i due come dire, salti diciamo, culturali introdotti dalla Gaudium et Spes. La morte e la sofferenza che entra d'improvviso come un tuono, come un fulmine nelle nostre vite e nelle nostre famiglie abbiamo affrontato con due esperienze molto forti, l'esperienza di Mina e di Giuseppe, una puntata, non passare oltre ma attraversa la sofferenza. L'esperienza di queste due persone, di come sono riusciti a vivere, di come vivono la sofferenza e poi il senso che hanno dato. È stata una trasmissione molto, molto forte, intensa, molto forte, intensa, fatta di lacrime anche. anche e di dicevamo lacrime non sterili, ma lacrime feconde. Vediamo insieme. Il tema, il tema di Giorgia, la chiave di lettura di questo. di questa continua. Uh, di questo continuare a camminare perché, perché non è un ricominciare, è un continuare a camminare perché, perché alla fine la vita è fatta di queste cose, okay. bisogna, bisogna andare avanti. Uh, il punto è cogliere la profondità di, di questo cammino. Uh, lo facciamo attraverso le parole di Giorgia, attraverso questo tema scritto in un momento, come dicevo, in un momento normalissimo della sua vita. Quindi per noi realmente è una pagina segreta, una pagina di diario segreta. E attraverso quella pagina noi prendiamo un po'... Ehm, per noi questo è il, il suo testamento spirituale, in buona sostanza. Lei ci chiede assolutamente di... Um, aiutare, questo verbo nel, nel suo tema è presente due volte, aiutare eh, la gente bisognosa, aiutare la gente che non ha capito il senso del, del vivere, eh, a un certo punto dice addirittura che quando aiuti eh, diventi unico e questo a renderci unici, eh, senza, senza dimenticare il cammino che abbiamo fatto al Meyer di Firenze eh, con, con Giorgia che ha... Uh, indicato la strada, nel senso che uh, lei dopo, dopo i primi venti giorni, quando non, non conosceva, era un attimo così spaventata, uh, disorientata, perché chiaramente era stata catapultata uh, improvvisamente in una, in una realtà, uh, in un ospedale, con un grande problema che non, non sapeva quale fosse. Ma quando, quando gli abbiamo parlato, quando eh, gli oncologi del Meyer, eh, la, la psicologa Laura insieme a mia moglie Carla, eh, c'era anche Armida mia cognata ed io, quando gli abbiamo parlato, eh, nei giorni a seguire Giorgia è, è diventata una ragazzina serena. Eh, sembra, sembra paradossale questo suo comportamento, ma... In realtà lei ha deciso di eh, tirar fuori eh, tutto, tutto l'amore. Non, non a caso la sua associazione si chiama Tutto per Amore perché lei eh, durante il suo percorso ha conosciuto eh, Madre Speranza, gli eh, abbiamo fatto conoscere Madre Speranza, questa suora eh, vissuta tempo fa eh, di Collevalenza. Che ha proprio come suo motto una, una, una sola spagnola, Todo por amor. Noi ci siamo permessi di prendere questo motto, quindi tutto per amore, ehm, proprio perché Giorgia eh, passava le giornate eh, in maniera serena, ci dava, ci dava energia, ci dava forza, eh, nonostante. La, la malattia l'avesse costretta a letto già dalla prima settimana. Niente, la nostra storia continua. Mattia ha donato i sette organi, fra l'altro. lì però, eh, Dimmi. Mina, quando eh, vi, è chiesto, <ride> eh, vi è stato chiesto, avete pensato all'adorazione? Eh no. Non l'avevate pensato, no, 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 no vero? No, assolutamente no. Eh, Ci è stato chiesto eh, perché insomma, c'era la morte cerebrale. E, e niente abbiamo solo ascoltato e basta e poi eravamo in sala d'attesa io, Michele, Marco e altri miei parenti alle quattro di notte mio marito mi chiede Mina ma tu cosa ne pensi della donazione ero io qui e Marco accanto a me su, su un muretto così seduti dissi io sono d'accordo tu Marco sì mamma e quindi abbiamo scelto contemporaneamente eh, abbiamo ecco, dato la nostra volontà, ma era quello che desiderava Mattia. <ride> allora, nel senso, non perché l'avesse espresso, espresso in vita, ma perché siamo sicuri che, che l'avrebbe desiderato e, e voluto, insomma. E da questa storia abbiamo subito, dopo cinque giorni, io ricevo la telefonata, cioè Marco riceve tramite Facebook, dice sono Antonello e dice sono il ricevente del re di Mattia. Marco emozionatissimo, mi chiama, mi telefona. Mamma, sai, dice, mi hanno contattato su Facebook. Dico chi Marco? Dice: Mamma, sai, ricevete l'enere di Mattia, ha dato il suo numero di telefono se tu lo vuoi chiamare. E niente, io lo chiamo, e c'è stata emozione pura. E, poche parole, e, insomma, parole che non servono, voglio dire. Da una e... parte è una estrema gratitudine perché veniva fuori a torello dell'era eh, veniva fuori da una situazione eh, di malattia tremenda e quasi aveva perso le speranze sì. quindi eh, se non quasi del tutto sì, insomma sì, perso quindi l'incontro l'incrocio con, con la vita di Mattia eh, invece lo ha salvato poi, assolutamente no? sì Chiesa in uscita e percorsi di liberazione, un'altra uh, parte di, uh, della comunità che uh, vive una, un forte disagio, una forte difficoltà è quella uh, determinata dagli ex detenuti che hanno necessità di reinserirsi nella società e soprattutto nel tessuto lavorativo e nel tessuto sociale. A questo tema abbiamo dedicato addirittura tre puntate, tre puntate Don sì. Geremia perché volevamo far vedere quale fosse appunto la realtà carceraria, quali fossero le prospettive di uh, recupero e di rieducazione. Anche, con come anche il disagio delle famiglie come anche il disagio, esatto, con le interviste realizzate per noi da Luca Ciciriello e, eh, adesso invece vi proponiamo uno straucio dell'intervento di Don eh, Virgilio Balducchi che è il ex ispettore nazionale dei capellani delle carceri d'Italia che ovviamente ci ha offerto una eh, prospettiva diversa rispetto appunto alla eh, carcerazione rispetto alle misure alternative e soprattutto alla, alla necessità di snellire eh, le carceri italiane sentiamo Sicuramente la situazione delle carceri italiane è una situazione molto complicata e siccome eh, vede oggi la presenza sicuramente di tutti i problemi sociali esistenti sul territorio, eh, la concentrazione nello stesso luogo, in un luogo poi di non libertà, eh, di persone che stanno scontando la pena mette nella condizione di... Eh, mischiare le problematiche e mette anche nella condizione alle persone di trovare delle soluzioni di legalità più raffinate magari di quelle che loro prima avevano acquisito nel loro, nel loro mondo eh, per questo che qualche volta quando noi sentiamo i nostri amici dal carcere che dicono eh, aiutateci a non diventare peggiori eh, eh, lo dicono con, con, con una conoscenza profonda della situazione perché la stanno vivendo loro in prima persona, ma confermano esattamente quello che poi i dati statistici pubblicamente vengono dati dal Dipartimento tutti gli anni. Il 70% delle persone che permangono in carcere e non hanno misure alternative per la costruzione di un proprio rapporto migliore sul territorio, Recidivano sul 70%. Coloro che vengono accompagnati nel lavoro e nel reinserimento sociale, recidiva andando a numeri anche piuttosto alti, si alza tra il 25 e il 30%. Questo dice molto chiaramente che quel luogo, deputato dalla società come luogo per fare in modo che la pena tenti di rieducare le persone. Eh, sta diventando e da molto tempo è un luogo in cui questa funzione non riesce a essere svolta, ma non per cattiveria degli agenti di polizia penitenziaria, per l'incapacità. Ci possono essere anche delle disfunzioni e eh, degli sbagli che tutti facciamo, compresi noi che siamo capellani ma è proprio la struttura in sé e la conduzione mh, del sistema. Del sistema che limitando semplicemente la libertà, non offrendo nella maggior parte dei casi dei cammini di coscientizzazione e delle occasioni concrete di reinserimento, non può che ottenere questo risultato. Voci dell'Abisso è stata un'altra trasmissione che abbiamo dedicato al problema che l'Italia sta vivendo in questi anni, che è quello dell'emergenza dei migranti e dei rifugiati. Voci dell'Abisso, la gente che urla dal profondo del mare, ma che urla per avere vita. Ne abbiamo parlato in studio con Marina Schirone dell'Associazione Mamma Africa di Bari. Non è stata l'unica puntata che abbiamo dedicato al dramma dei migranti, ma più puntate. Ascoltiamo insieme. Eh, Mama Africa nasce eh, esattamente nel 2010 e nasce proprio per caso un po' il caso fortuito che porta eh, tante vite eh, ad incontrarsi nell'attraversamento eh, che comincia già dal paese di origine eh, di tanti luoghi eh, anche liquidi come il mare. Eh, li porta qui da noi e fa sì che poi tante vite si incrocino e si sono incrociate. Ehm, lì dove con il presidente Steven O'Bonna eh, nigeriano eh, dell'associazione Mama Africa eh, è nata proprio l'idea, il, eh, il sogno anche eh, di eh, ridare a queste vite spezzate eh, davvero un, un nuovo inizio. Eh, quindi all'inizio c'era l'idea di come dire, promuovere eh, un po' e far conoscere la cultura africana. Piano piano eh, i ragazzi eh, cominciavano a riprendersi di dove erano appena arrivati, completamente spaesati. Ritrovarsi catapultati in una realtà completamente differente dalla loro eh, dopo aver subito i traumi diversi dell'attraversamento del deserto eh, di tutti i paesi, che li portano poi in Libia, dove ecco lì c'è l'apoteosi della eh, disumanizzazione eh, rispetto ad altri fratelli e sorelle, come appunto avete già accennato e ha accennato anche Don Geremia. Eh, quindi eh, c'era un po' si cominciava a ricostruire eh, le vite. Eh, da cosa? Da, partendo dalla cultura personale, quindi, innanzitutto prestando attenzione a un fatto linguistico, quindi mettendo a disposizione dei corsi di lingua italiana per poterli aiutare nella comunicazione. Questo per fare cosa? Per poter permettere loro di entrare in contatto con la società che apparentemente li aveva accolti e poi piano piano scoprendo nei talenti, i talenti di ognuno, le competenze, le qualità. Ecco, Mama Africa è nata per caso e per caso poi si è ritrovata a fare un cammino. Eh, che ha portato ad incontrare davvero tanti volti e tante vite, perché qui si parla sempre di cifre, di numeri, eh, di morti, di vivi, no, di persone detto, no? che, che, attra i numeri, poi ci sono le che attraversano, ma qui parliamo proprio di non solo di storie, ma proprio di volti: okay. ecco, di volti e di voci che non hanno, eh, non hanno davvero suono. E quando ci siamo resi conto che questa era davvero la cosa più grave, cioè la mancanza, di, eh, di poter, la mancanza di, di, al diritto di potersi esprimere, ecco lì abbiamo cominciato un altro percorso. Devo dire che eh, in questi sette anni di attività... Ci siamo diversificati perché è successo? abbiamo notato anche noi un incremento, quindi anche un cambio di utenza rispetto agli immigrati. Per cui se all'inizio ecco, si spostavano uomini adulti e man mano poi anche famiglie, quindi bambini minori accompagnati dai genitori, abbiamo notato invece poi ad un incremento eh, di arrivo di donne sole. Ehm, che ovviamente hanno svelato no, tutto un, un disegno eh, di traffico davvero molto molto grande che parte proprio dal paese di origine fino al paese di arrivo dove appunto ci sono organizzazioni ehm, che gestiscono il tutto e organizzazioni criminali, criminali diciamolo certo, gente senza scrupoli, esattamente che Naturalmente promette, no, con false promesse di una nuova vita, eh, diciamo, trae in inganno eh, queste giovani donne e, eh, e poi minori, queste nuove figure, questi bambini che tra i 14 e i 16 anni adesso eh, si avventurano da soli in questi viaggi disperati e ehm, chi riesce a superare tutte le difficoltà eh, del viaggio eh, e quindi anche ha il coraggio di affrontare il viaggio in mare, arriva qui e si trova di Però, fronte... Però Marina scusami, prima di andare avanti è sì. vero, no? Sono dei volti e delle voci. Il dossier di Salvador del Cider ha intitolato eh, Piccoli schiavi invisibili. Ma esatto. Mari credo che sia importante certo. dare i, duti, i, i, I dati. dati certo. I minori arrivati nel 2015. 25.800 minorenni nel 2016, a fronte, a fronte del 2015 dell'anno precedente. C'è proprio raddoppiato. raddoppiato. Infatti in quanto associazione ci siamo proprio accorti di questo. Quindi i ragazzi che si avvicinano alla nostra associazione a chiedere davvero. Eh, come Dire, un sostegno all'inizio, no? è come se proprio cercassero eh, un, un, una famiglia, ritrovare un po' un punto sicuro di riferimento avendolo perso. Abbiamo parlato del dolore, abbiamo parlato della sofferenza, abbiamo parlato delle emergenze, delle problematiche ma non potevamo non dedicare una puntata al tema della vita. In occasione della giornata della vita abbiamo voluto parlare di quelle scelte d'amore appunto per la vita che molte famiglie fanno nei percorsi di affido e nei percorsi di adozione. Abbiamo ospitato eh, l'assessore alle politiche sociali del comune di Andria che è eh, specializzata appunto nei percorsi eh, di affido e di adozione ed una coppia di genitori. Che hanno fatto questa scelta molto particolare nel proprio contesto familiare. Sentiamo. Desiderio che ci ha portati alla, a fare domanda di affido e di adozione, e, e che subito poi ci ha, ci ha fatto incontrare con un ragazzo di 15 anni che adesso accogliamo ecco il raro. in casa, <ride> cioè la, 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 la rarità. Eh, noi non abbiamo posto limiti, vincoli di nessun tipo, perché per noi affidarci diciamo dover, dover occuparci di qualcuno eh, non prescindeva dall'età e eh, quindi non abbiamo fatto domanda solo di eh, un bambino da a, ah, nonostante la presenza di una, di una piccola in casa. Eh, c'è capitato, un po' ci sentiamo come delle marionette dall'alto mosse. <ride> C'è capitato di incontrare questo ragazzo di 15 anni, ci siamo innamorati di lui e per fortuna reciproca. è stata reciproca. Come non potevamo anche dimenticare le vittime innocenti di mafia, Michele Fazio, un ragazzo ucciso per sbaglio dalla criminalità mafiosa barese. Abbiamo ospitato negli nostri studi televisivi i genitori Lella e Pinuccio Fazio, una trasmissione molto commovente, molto forte, molto, perché soprattutto vissuta con eh, davvero con vigore, con forza il la coraggio di sicuramente... questa mamma che nonostante aver Perso, il pro proprio figlio ucciso, continua a combattere per quella che è la verità e la giustizia. E, e credo che con questa trasmissione abbiamo reso anche onore un po' in quest'anno che ricordiamo il 25esimo della strage di Capaci. E noi vogliamo dire che anche noi continueremo a combattere ancora per eliminare dal nostro territorio la cultura mafiosa che è eh, inserita in tanti ambiti. E ascoltiamo insieme lo stralcio della trasmissione. Michele era una gioia di vita. Dava luce, amore, dava tutto se stesso, un ragazzino di 15 anni. E fare questo non è facile dove abito io, certo, perché non niente si sporca le mani in quell'ambiente. Perché dove abito io dico sempre, stanno 3-4 famiglie criminali che fanno uso di questo mestiere di spacciare, di vendere droga. È il guadagno facile, in un niente si sporca le mani. Io ringrazio la mia famiglia che mi hanno educato, hanno detto sempre, povera ma onesta, se vuoi una cosa in più si lavora. E io ho dato queste sempre ai miei figli. E sono cresciuti in questo cammino di legalità. Infatti Michele... Diceva anche agli amici quando uscivano insieme o si sfottevano o malmenava una ragazzina che non era bella agli occhi degli amici. Lui diceva ragazzi, ma ci rendiamo conto? E se quella era tua sorella, rideresti? Non accettava Michele. O oh, se loro erano ragazzi delle famiglie criminali. Io dicevo Michele, mamma, sei attento, sei, non è, non, niente si può sbagliare. Mamma, ecco, 15 anni, ragionava già così. Mamma, non hanno colpa, purtroppo sono nati nelle famiglie sbagliate. Io sono uno dei fortunati. Fortunato perché ha avuto senza nulla togliere a te, eh, Pinuccio, perché comunque... Tu crescevi il figlio i figli non giorno per giorno ma di settimana in settimana perché scendevi da torino eh, da milano eh, perché hanno avuto un pilastro importante che è la mamma è vero che i padri sono importanti senza nulla togliere però, in, quel... <ride> però in questo contesto credo che sia stata davvero un, un forte pilastro perché come tu dicevi è facile poi farsi abbagliare anche dalla ricchezza, sporcandosi le mani, invece poveri ma onesti. onesti sì. C'è un particolare che mi ha colpito anche leggendo, Michele non voleva fare il barrista? No. Era l'ultimo dei suoi no, Michele, desideri? No, no, no. no. Michele, amava molto, Michele amava molto, un ragazzo di 15 anni ha tante di quelle idee, una volta voleva fare l'avvocato, penso che un giorno mangiavamo a tavola e dicevo, ho deciso, voglio fare l'avvocato. E fai l'avvocato, vai a studiare, studia, fai l'avvocato. Poi un altro giorno veniva papà, non voglio, far, voglio fare il carabiniere. il carabiniere. E fai il carabiniere, poi un giudice voleva diventare un, un qualcuno, un qualcosa di, di, di importante, per oggi voglio a lui che eh, devi studiare, de, ti devi molto impegnare per arrivare, non fare come me che ho la quinta elementare, devi continuare le scuole. E vedrai che col passare del, del tempo e degli anni riuscirai a realizzare quel tuo sogno e questo era mh, che desiderava tanto Michele, aveva tante di quelle idee per la testa. Però poi capisci ad un certo punto che eh, qualsiasi cosa avesse deciso di fare, l'importante era farlo appunto onestamente. Sì, amava la legalità. Io allora non, non è che ci pensavo tanto, facevo queste cose, però adesso. Dopo morto lui ho capito che Michele amava la legalità, le cose che ha fatto con gli amici, anche se non andava a rubare, diceva ti pago io la pizza, basta che vieni con noi o oh, non malmenare il prossimo. Queste sono cose importanti. Posso aggiungere un particolare. Io mi ricordo, stato... mi, ricordo, mi ricordo un particolare che quando sì, lui sì. si affacciava fuori al balcone, vedeva tutti i figli della criminalità organizzata con le scarpe firmate pantaloni firmati, ah. de, 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 degli indumenti firmati telefonino e, e io e mi dicevo papà perché loro hanno le scarpe firmate io non posso avere allora io mi ricordo che dicevo a lui non appena riesco a, a prendere qualche straordinario e allora riusciamo a, a ti compro un paio di scarpe buone ti però ricordati questo dicevo io a lui noi non siamo come loro So che c'è stata una corrispondenza fra Francesco Annoscia e voi, dove lui vi ha chiesto perdono e perché non vuole vivere più con questo rimorso che si porterà per tutta la vita, perché sa aver fatto di aver sbagliato e soffre, non sa neanche come scrivere tutto quello che lui pensa. Voi a un certo punto poi gli rispondete che bisogna scegliere da che parte stare. E, eh, in una lettera dice: eh, Voi dite: scriveteci eh, ci scriva ancora. Sì. Questo perdono è arrivato. So, sì. voi vi siete incontrati. C'è un particolare che mi ha colpito perché la tua grinta è così forte. Che magari potrebbe quasi dare l'impressione di una persona che eh, non ha e so anche di alcune confidenze. Prima ne parlavamo della trasmissione con Francesco, che eh, sei capace di fare delle cose fuori dal normale, quello anche di aiutare queste donne che hanno fatto del male. Tu l'hai abbracciato per primo Francesco Annoscia. Sì, è vero, perché quando sono entrata... Con quale coraggio hai fatto questo? Ma per, ho visto mio figlio. Ho in perso quel... in quel ragazzo. Perché per cercare perdono non è facile in quell'ambiente. E quel ragazzo per cercarmi perdono, non una volta, più di una volta, e in quel momento ho visto mio figlio, l'ho abbracciato e mi disse, sto diventando papà. Beh, che gioia. E disse io, io ti ho, ti ho già perdonato, adesso ancora di più, però che il perdono venga da, realmente dal cuore, che vuoi cambiare. E lui giurò sulla, sulla compagna che aspettava un bambino. Dice, io giuro su mia figlia, perché era una bambina, eh sì. di cambiare, perché io non so... Quella sera che mi ha impugnato l'arma, quando vorrei fermare, e disse a lui: Pensa, adesso hai una, una compagna, hai, avrai una bambina, fai la tua vita, fai la vita di legalità. E lui disse: Vorrei anche venire con voi a parlare nelle scuole, nelle chiese, nelle associazioni parlare della, del, mio, del mio cammino vissuto, che non devono fare. Lo porterete? Sì. Sì. Portato. Siamo pronti a portarlo, sì. a portare la sua testimonianza perché quello che ha commesso lui non lo devono fare gli altri e non lo deve neanche fare la figlia, che sia di esempio a questa criminalità organizzata di Bari Vecchia. E durante la Quaresima di quest'anno eh, nella Cattedrale di Andria, sempre in ricordo dell'anniversario della Sacra Spina, del prodigio della Sacra Spina, si è vissuto la Via Crucis. E durante quella Via Crucis ci sono state diverse testimonianze di gente che ha vissuto nella propria carne eh, le sofferenze. Noi ascolteremo una testimonianza particolare che è la testimonianza del figlio del dottor Antonini che purtroppo il male del nostro secolo ha... Ha colpito la sua famiglia, soprattutto la sua esistenza. Una testimonianza, anche le altre testimonianze forti. Ascoltiamo insieme. Tanti anni fa, Signore, a Gerusalemme, sul Golgota, ti chiesi di avere l'onore di stare con te e condividere la tua croce. Un poco incosciente e spavaldo, Forte della mia forza fisica di allora pensavo di essere in grado di viverla con orgoglio. Ti ho chiesto addirittura di non farmi più scendere da essa. Tu, allora, mi hai preso sul serio e mi hai regalato la mia croce personale. Ne sono davvero grato e onorato, Signore, e provo a trasmettere il tuo amore a tutti con serenità e gioia. Ma io. Signore, sono come la gran parte di tutti gli uomini. Noi non siamo santi e per dirla tutta non siamo neanche sempre buoni. Abbiamo solo un'idea confusa di quello che sia il bene a sue fatti e le comodità, ormai lontani dal messaggio originale del tuo Vangelo. Da un po' di tempo. So che le mie forze fisiche e mentali sono molto ridotte rispetto a prima. Combatto contro le mie incoerenze, i miei malumori e le mie intolleranze, contro la mia inadeguatezza e la tentazione di lasciar perdere tutto e di abbandonarmi a una comoda vigliaccheria. Vivo sempre. Con la paura di venire progressivamente marginalizzato e il timore per le più frequenti delusioni di essere abbandonato da parte dei miei amici. Signore, nel Getsemani tu sei rimasto solo e abbandonato dai tuoi discepoli. Eri deluso perché i tuoi amici si erano addormentati in un momento così importante. Hai avuto paura, come capita molto spesso anche a me e a tutti noi. Anche tu, come me, hai avuto la tentazione di rinunciare a tutto. Padre mio, dicesti allora, non ne vale la pena per essere arrestato, percosso, deriso ed essere poi ucciso su di una croce. Signore, nel Getsemani talvolta ci vengo anch'io e mi trovo spesso disorientato dai tuoi dubbi. E eh no Gesù, non puoi farci questo, protesto dentro di me. Tutto il mondo ha bisogno che tu porti ogni giorno la tua croce. Nel Getsemani, per fortuna, quel giorno è arrivato un angelo che ti ha fatto ragionare e da allora non hai avuto più tentennamenti nel tuo progetto della salvezza per il mondo. Anche oggi sei arrivato qui mentre ti trascini sulla via della passione. Ma non ce l'hai fatta più, sei caduto schiacciato dal dolore e dal peso della croce, mostrando a tutti la tua debolezza, un uomo come noi. Ti capisco, Signore, come capita anche a me e a tutti noi, penso che ti sarebbe più semplice rimanere qui sotto la croce, senza più forze, senza doverti più alzare di nuovo e aspettare soltanto che questa sofferenza umana finisca. Ma quel giorno invece, duemila anni fa, tu ti sei rialzato da solo, ci hai guardato con il volto devastato dalle percosse e ci hai sorriso. Con questo atto di amore ci hai ricordato che il nostro Padre ha un progetto personale per ognuno di noi che noi a volte non riusciamo a comprendere e dobbiamo affidarci alla sua volontà come hai fatto tu in quel momento. Quel tuo sguardo di amore è il tuo esempio, Signore, è la forza e la certezza che ci danno il coraggio e indica il senso quando proviamo a rialzarci tormentati dal dolore e perché no dalla disperazione. Ora, Gesù, non farci venire meno questa certezza. Ti prego, fa ancora uno sforzo in nome di tutti noi, alzati e prendi di nuovo la tua croce. Sta pur certo, tutti noi resteremo al tuo fianco, portando insieme con la tua anche tutte le nostre croci personali. E a conclusione di un anno scolastico abbiamo voluto ospitare anche i dirigenti scolastici degli istituti superiori della città di Andria e eh, dirigenti scolastici anche delle scuole degli istituti comprensivi. Eh, perché ci siamo interrogati eh, su questa ci siamo posti questa domanda: eh, contratto o alleanza educativa? Perché insomma le sfide abbiamo compreso che le sfide educative sono davvero importanti e per cui è richiesta un eh, maggiore impegno, una maggiore collaborazione, una maggiore sinergia tra le agenzie educative. Ascoltiamo questo stralcio di Roberto Tarantino, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Colasanto, a proposito appunto della alleanza educativa. Eh, tutte le occasioni che noi abbiamo per richiamare l'attenzione sulla scuola sono benvenute perché effettivamente la... oggi noi parliamo di rapporti fra la scuola e le famiglie. Al centro ci sono i ragazzi, è un, è un triangolo anomalo perché io direi che comunque dobbiamo sempre considerare che al centro ci sono i ragazzi, c'è la loro vita, ci sono i loro bisogni, ci sono le loro fragilità che noi dobbiamo essere in grado di accogliere. Ma noi oggi siamo schiacciati nelle scuole e non è vero poi, ecco, è, un, è un modo di dire abbastanza infondato che i professori di una volta avevano passioni, i professori di oggi sono dei mercenari. Perché ognuno di noi può raccontare mille episodi di professori che vivono questa professione, questa nobile professione, con, come, se fosse una missione, come se fosse una vera e propria missione. Non è giusto che sia così alla fine, non è giusto che sia così, ma molti professori non si preoccupano di chiedere la retribuzione per una prestazione lavorativa. Purtroppo nella scuola c'è questa realtà che le famiglie devono conoscere. Che eh, le scuole funzionano e le scuole di Andria funzionano, molto spesso per il volontariato di molte persone che fanno in modo da sostenere un peso che diventa ogni giorno maggiore. Alleanza o contratto? Sicuramente non può essere un contratto, anche se noi oggi molto spesso parliamo del patto formativo. Hm? La scuola ha bisogno di alleanza, ha bisogno di non sentirsi isolata, ha bisogno di sentire a fianco a sé nella condivisione degli obiettivi educativi della scuola, ha bisogno di sentire accanto a sé le famiglie innanzitutto, non sempre succede, di sentire accanto a sé le istituzioni, perché qualunque futuro noi vogliamo immaginare diverso dal presente non può che passare attraverso la scuola. E noi guardiamo spesso genitori e dentro di noi diciamo che le ragioni di certi problemi dei ragazzi probabilmente risiedono in, nella famiglia. E ci verrebbe voglia di dare tanti consigli a questi genitori, anche perché molto spesso vengono a chiederceli. Presidente, mi dica lei cosa devo fare. Certo. Ecco, è un grido di aiuto. Ma è molto difficile che noi possiamo modificare la mente di un adulto. Se noi vogliamo immaginare un futuro diverso, e questa è la nostra missione, la missione della scuola, il significato più intrinseco della scuola, se noi vogliamo immaginare un futuro diverso, noi dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi di oggi, gli adolescenti di oggi, diventino adulti migliori degli adulti di oggi. E... Questa è una bella provocazione, migliori degli adulti di oggi, oggi possiamo certo. parlare di fallimento della figura paterna? Ma io non sono... Non, non soltanto del papà, ma... dico della figura sì, io degli adulti. Dico, dico, la mia, dico, la mia, dico la mia opinione. Eh, noi siamo cresciuti, io ho finito il mio liceo nel 1970, all'epoca noi avevamo tanti riferimenti, c'erano delle persone, perché gli adolescenti crescono così, hanno bisogno degli esempi. Ogni adolescente vuol somigliare a qualcuno, no? e allora la mia professoressa di italiano Vanda Verde per me è stato un esempio. Altri professori non lo sono stati assolut assolutamente. Però sicuramente Vanda Verde per me è stato un esempio. Perfetto cioè, eh, di ricordare il nome vuol dire che è stata una presenza significativa. No, 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 assolutamente. È una persona che mi ha cambiato, a parte che mi ha insegnato a usare i congiuntivi. Beh, I miei genitori entrambi <ride> sapono usare il congiuntivo. Bene o male, io mi arrangio, grazie anche alla professoressa Verde, che io mi sono trovato alla scuola media e poi mi è capitata l'ultimo anno del liceo. Quindi è La stato. Media. Sì, sì, alla scuola media. Sì, sì, sì. sì. scuola media. Sì, sì, eh, ma perché era una persona seria, <coughs> uno di quei buoni maestri, insomma. E finisce qui questa ultima puntata di questa stagione. Grazie per averci seguito, sempre numerose, con molta attenzione, soprattutto e eh, con la speranza magari di ritrovarci l'anno prossimo con una nuova stagione di Camera Convista. Proveremo a eh, riflettere insieme su tanti altri temi e magari. Sottoponeteci anche voi dei suggerimenti, delle richieste, delle idee, cercheremo di uh, entrare in contatto appunto, maggiormente con il pubblico. Grazie Don Geremia per il tuo apporto, per il tuo contributo. Approfittiamo anche di, questa, uh, di questo momento per ringraziare intanto tutto lo staff tecnico, a partire da, da Barbara, Loro, Barbara Lomuscio per la regia, insieme a Ruggero De Donato, i nostri tecnici, tutta la messa in onda. Grazie a Luca Ciciliello che ci, supportato a Luca che con ci, i ci ha dato esterni. una mano perfettamente eh, integrato con questa trasmissione attraverso appunto i suoi contributi esterni, eh, grazie a Padre Francesco Mazzotta che è direttore responsabile dell'emittente che ancora una volta ha deciso di scommettere anche su questa trasmissione grazie allo staff eh, tecnico dicevo insieme alla, ehm, al coordinamento di eh, Nicola Cannone coordinamento tecnico coordinamento giornalistico affidato a eh, Francesco Rossi grazie a tutti e Don Geremia anche in questo caso la conclusione spetta a te non dimenticate quanto possa essere bello vivere una vita semplice non dimenticate quanto possa essere forte l'amore di una mamma verso i figli non dimenticate che certe cose nella vita non si devono avere per forza non usate la vita come uno strumento la vita è importante è un dono del signore e va valorizzata per quella che è. non dovete mai essere superficiali non esistono droghe leggere e pesanti, esiste la droga e basta. Non drogatevi di queste sostanze, ma drogatevi delle meraviglie della vita, della natura, dell'amore. Nella vita non conta chi sei, ma quello che sei in grado di fare usando il tuo cuore, la tua mente, la tua forza. Non conta essere al capo del mondo, conta essere nei cuori di tutto il mondo, non conta essere ricco. Se poi sei povero di cuore, non conta cosa indossi, con che scarpe che cammini, contano solo le impronte che lasci nel cammino della vita, quelle impronte indelebili che neppure l'erosione del tempo cancellerà.